piuttosto del cittadino, quindi diciamo intorno alle 15-15 attività. Per quanto riguarda per venire incontro quindi alle esigenze di mobilità che sicuramente ci saranno, perché non tutti sono interessati al giro. 10.000 euro è il costo delle iniziative di promozione che, come sapete, sono cominciate il 7 di aprile in attesa della tappa intorno alle 15. Praticamente tra forze di polizia, ausiliari del traffico e associazioni di volontariato. Quindi come capite il percorso è a quando più le persone che arriveranno da Taranto, da Santero, insomma, da quella fascia lì saranno deviate, cioè chi deve andare al giro deve parcheggiare nel cimitero e ci saranno due navette lì a disposizione dalle 14.30. Le professionalità ci ha predisposto in questi giorni insieme a noi un programma di mobilità alternativo che scatterà dalle 14.30 fino alle 18.30, perché ricordiamo che è arrivato, che ha consistito sia nella scarificazione della parte